Pedicini, lei parla 7 volte l'ora, io parlo 8. Ah no, meno male, scusa. Chiedo scusa, riparo immediatamente, grazie Presidente. Io resto particolarmente colpito e sterefatto ormai da una ripetuta posizione che avviene dai colleghi del centro-destra, che vanno sempre a difendere codici, codicilli, leggi, interpretazioni, che di norma è sempre stata attribuita all'altra parte politica. E vedo sempre che da un po' di tempo questa parte è il centro-sinistra che si fa portatore del liberismo, no? Magari moderato, insomma. Così succede a Roma e così lo vedo succedere anche qui in questo consesso. Mi sembra veramente una cosa incredibile e giustamente, e qui il collega Zerolini dice giustamente, ma parla di indirizzi generali, io concordo su questa ipotesi, su questa indicazione. Vale a dire, è inutile, noi da buoni italiani siamo bravissimi, no? Facciamo tante leggi e poi sappiamo aggirarle con una facilità, insomma mi pare sia sotto gli occhi di tutti cosa sta succedendo in queste settimane a proposito di finanziamento pubblico dei partiti, dove avevamo votato un referendum con una maggioranza alla stragrande. E vorrei ricordare a qualcuno anche in questa situazione che spesso volentieri insomma tutti i partiti dell'arco costituzionale, anche quello non, aveva dichiarato abbondantemente che le province sono inutili eccetera, e poi ci troviamo invece a difenderle perché abbiamo bisogno di difendere la carrega. E io dico, non so, ricordo, ripeti, abbia pazienza, io sono ignorante, l'ascolto e l'ho ascoltato tante volte, prego, con la necessità di trapparmi la bocca perché non avrei potuto da rispondere, soprattutto quando parli del comunista a qualcuno che non lo è, e vorrei un po' più di rispetto, abbia anche in apertura oggi, e non è un reato giustamente qualcuno dice. Comunque io volevo semplicemente fare un'affermazione, sarò molto breve peraltro, credo che sia veramente molto più logico parlare di indirizzi generali, lasciare magari anche qualche di norma inserito nelle norme previste, io credo che un po' di discrezionalità vada assolutamente bene, e tra le altre cose vorrei solo così ricordare alcuni aspetti di questa faccenda, che poi come ho appena detto le norme con tutti questi codici, codicilli si prestano a interpretazioni strane, proprio di interpretazioni volevo parlare, cioè io credo che sarò con lei, caro signor sindaco, assolutamente d'accordo il giorno che lei penserà, anziché nominare una pletora di consiglieri d'amministrazione all'interno delle partecipate, deciderà per un amministratore unico. D'altro canto voglio anche dire, per esempio, da questo punto di vista, e magari assegnare i posti ai cosiddetti politici trombati, mi troverà assolutamente d'accordo. Come mi troverà d'accordo qualora, avendo individuato persone di capaci e di validità, dovesse pensare di reiterare l'incarico a qualcuno che è già arrivato al termine previsto. Io credo che, lo dico da imprenditore, sarebbe autolesionistico pensare di aver individuato una persona capace e che sa condurre, ha dimostrato che ha portato dei risultati e dovessene liberare perché una norma lo prevede. Vi rubo ancora 30 secondi, solo forse qualcosa di più per la verità. Come credo che sia autolesionistico, e torno alla delibera appena approvata per quanto riguarda i fornitori e la costruzione di un ipotetico albo dei fornitori, credo che sia allo stesso modo autolesionistico e controproducente pensare di definire una rotazione tra i fornitori quando io ho avuto la fortuna di trovare per strada un fornitore che mi ha fatto un prezzo ottimo e mi ha garantito la qualità che mi attendevo. Nel mestiere che io faccio, oggi ho fatto 500 km tra le nevi dell'Emilia per andare a bussare alle porte del mio cliente, per chiedere del lavoro. Credo che sia opportuno e necessario che altrettanto facciano i fornitori locali, venendo così a presentare agli uffici, all'interno degli uffici acquisti del comune o dove devono andare. Uno degli elementi, voglio dire, di valutazione che i miei clienti attribuiscono alle aziende come me o comunque ai miei competitori, uso il termine inglese anche se io sono assolutamente contrario, ma la traduzione in italiano è molto ridicola e non si presta, usano il criterio della capacità della retention, in italiano si dovrebbe dire ritenzione, ma induce un altro tipo di argomentazioni, no? Dove il collega Romano magari è in grado di darci
qualche suggerimento. La retention vuol dire la capacità da parte di un fornitore di mantenere un rapporto costante e continuativo con il proprio cliente, perché questo vuol dire che sta garantendo efficienza, qualità e molto probabilmente anche un costo adeguato. Termino e torno all'argomento. Non ce la fanno. E c'è Logione. Una volta le Logione andavano persone intelligenti che sapevano di cultura, oggi nel Logione ci va l'opposizione e quindi dobbiamo sopportarli. Io vorrei solo concludere dicendo che sono assolutamente d'accordo con lei, avete la possibilità di replicare dopo. Ribadisco che non trovo nulla di particolarmente osceno se all'interno di un regolamento di questo genere lasciamo anche uno spazio a una discrezionalità intelligente.